uno scrigno. Sono passati tanti anni dalla realizzazione del Parco delle Madonie, alla cui progettazione hanno collaborato alcuni di noi, immaginandolo come un sistema nel quale ogni cosa avesse il suo posto, il suo spazio, il suo ruolo, la sua dignità. Non c'è dubbio che ancora c'è molto da fare, perché i tempi della gestione politica ed amministrativa sono diversi da quelli della gestione imprenditoriale e anche le scelte che ne conseguono hanno tempi che sono più lunghi. Purtuttavia, oggi ci troviamo in presenza di uno scrigno che ognuno può aprire per cercare qualcosa. Uno scrigno nel quale ognuno di noi, viaggiatore, escursionista, villeggiante, comunque turista, può trarre quello che cerca. Se parlassimo di beni culturali, dal punto di vista fisico potremmo fare riferimento certamente al casato dei Ventimiglia e ai castelli che ci hanno lasciato da Geraci a Castelbuono. Ma possiamo anche parlare dei paesi come Pollina, come Petrerie Soprana, Sottana, Polizzi, ricchi di storia, di conventi, di chiese, ed a questi si aggiungono altri beni, naturali in questo caso, e tanti boschi nei quali vivono i frassini da cui si ricava la manna. In questo scrigno sono presenti eventi importanti di richiamo turistico e di intrattenimento, come il Jazz Festival di Castelbuono, ormai da 29 anni, e gli eventi estivi che si realizzano nei teatri di pietra e in tante altre piazze storiche delle Madonie. Per non parlare poi di Cefalù, con la sua offerta non solo estiva. Con la sua spiaggia, il suo mare, i suoi ristoranti, i suoi lidi. Ecco, in questo scrigno si può trovare di tutto. Non ci si annoia nelle Madonie, non ci si può annoiare, ci si ricarica perché le Madonie sono uno scrigno di energia importante e lo si trova guidato da un'ospitalità familiare e diffusa che sa proporre ad ognuno quello che cerca, sia dal punto di vista dell'accoglienza che dell'ospitalità che della gastronomia. Va segnalata un'ultima iniziativa che valorizza ancora di più questo scrigno ed è quella che il comune di Geraci sta realizzando in questo tempo. Mettere in rete le fontane pubbliche per erogare acqua oligominerale a tutti, gratuitamente. Tutti possono beneficiare di queste acque che sgorgano dalle cime delle Madonie e che attraversano condotti naturali che le arricchiscono per fare il bene al nostro corpo. Anche questo è un modo di ricaricarsi. Vieni sulle Madonie, apri lo scrigno, ricaricati.